Dopo il sequestro del mercato coperto da parte dei NAS, il mercato coperto si è spostato in via Perfrisa, una soluzione che ha suscitato qualche polemica, ma che a quanto pare non poteva essere diversamente, così. Purtroppo martedì, dopo aver incontrato gli ortolani, l'unica posizione possibile è stata quella del parcheggio di via Perfrisa. Mi rendo conto, ci rendiamo conto che quel parcheggio è un problema, soprattutto per le temperature che in questi giorni stiamo vivendo. Ma anche nel 2005, quando il mercato coperto è stato chiuso per diverso tempo a causa dei lavori dell'allora concessionario, insomma, che dovette iniziare, anche la giunta di allora arrivò alla stessa conclusione, quindi nonostante avesse avuto molto più tempo, quindi non soltanto 2 giorni ma diversi mesi per poter riflettere, l'unico luogo deputato e possibile utilizzare è stato il parcheggio di via Perfrisa. In questo caso era l'unico luogo possibile innanzitutto perché il Consiglio Comunale aveva determinato come unica area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli proprio il parcheggio di via Perfrisa, e in più sappiamo benissimo che il mercoledì piazza Garibaldi è completamente occupata dagli ambulanti per il mercato tradizionale della settimana. Sarebbe possibile spostarli esclusivamente il sabato, ma pensare di avere il mercoledì una location e il sabato un'altra sarebbe ulteriormente fuorviante, non soltanto per gli ortolani ma anche chi deve recarsi presso il mercato coperto per fare i propri acquisti settimanali, e quindi per il momento continuiamo ad averli lì sul parcheggio di via Perfrisa. Ovviamente speriamo e siamo in attesa di una risposta da parte dei giudici in un periodo molto limitato, quindi la possibilità che D'Alessandro possa, e la Mercato Coperto, la ditta, possano effettuare i lavori e quindi riaprire al più presto almeno l'area dedicata agli ortolani, che in questo periodo hanno il boom di produzione e con queste temperature è veramente difficile stare sotto il sole a vendere.